Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con una nuova carriera interattiva. La carriera in cui sarete voi a decidere i calciatori da acquistare. Oggi tocca al Napoli. Prima di iniziare con il video però io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se volete vedere un'altra carriera interattiva. E qui sotto nei commenti consigliatemi la prossima squadra da utilizzare. Altra cosa molto importante, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi su Instagram se volete partecipare anche voi alla carriera. Qualche giorno fa ho fatto una storia in cui vi ho chiesto una cosa, ovvero potete comprare un solo giocatore per migliorare questa squadra. Quale giocatore comprate? Mi avete scritto tantissimi nomi. Tutti questi nomi io li ho presi e li ho messi all'interno del contenitore che vedete qui a schermo. Faremo 3 anni e in ogni sessione di calciomercato compreremo 3 giocatori scelti da voi. Non perdiamo tempo e iniziamo subito con il video. Allora, il budget purtroppo non è altissimo, 65 milioni. Ho visto che molti di voi hanno scritto nomi importanti come Haaland, come Mbappé. Purtroppo se esce un nome che non possiamo acquistare, buttiamo praticamente l'acquisto. Quindi la prima cosa da fare è avere abbastanza soldi per non perdere l'opportunità di comprare un grande giocatore. Possiamo poi fare quello che vogliamo noi con il modulo. Possiamo confermare il 4-3-3 di contenimento. Possiamo mettere tutti i moduli che ci sono su questo gioco. Prima cosa da fare quindi, andiamo subito nell'hub rosa e blocchiamo tutti quanti. Cosa si è buggato? Porca miseria, iniziamo bene qua. Ecco qua, allora andiamo subito nell'hub rosa e blocchiamo tutti quanti i giocatori che siamo sicuri di non vendere. Già che ci sono, trasformo subito Di Lorenzo in terzino sinistro, così sfruttiamo il banchettino per farlo crescere più velocemente. Zielinski per adesso lo metto sul mercato, qualcuno purtroppo deve essere sacrificato. Lobotka lo blocchiamo, Anguissa lo mettiamo sul mercato. Meret, qui signori la scelta è veramente complicata. Perché? Perché se io metto Meret sul mercato, poi prendo, pesco i 3 giocatori e non mi esce nessun portiere, con chi giochiamo in porta? E quindi purtroppo Meret lo devo bloccare. Poi se esce un portiere forte, allora poi magari mettiamo Meret come contropartita. Mettiamo sul mercato Lozano, trasformiamo subito Kvaratskhelia in una D. Se non erro, Kvaratskhelia fa l'upgrade e messo trequartista. Dopo devo controllare, magari se cambiamo modulo e ci escono degli esterni molto molto forti, possiamo mettere Kvaratskhelia sulla trequarti. Mettiamo sul mercato anche Politano, mettiamo sul mercato anche Rachmani, blocchiamo Kim, mettiamo sul mercato il maestro Marorui, perché a sinistra c'è Oliveira che cresce di più visto che ha solo 24 anni. Mettiamo sul mercato anche Demme e richiamiamo anche Luperto e anche lui va sul mercato. Ostigard è perfetto come panchinaro, lo spolate con 22 anni 73. Stessa cosa per Zerbin, come panchinaro è perfetto. Possiamo bloccare anche Gaetano e possiamo richiamare Fonoluscio e magari utilizzarlo come panchinaro. Molto bene, il budget come avete visto non è molto alto, 64 milioni, punto ad accumulare almeno 150 milioni per migliorare questo Napoli. Volevo dare un'occhiata anche all'Armavera perché il giovane forte si chiama Elia Battaglia, non è male. Ha tanta accelerazione, tanta agilità. Secondo me fa l'upgrade se messo a D/S. Controlliamo, potremmo utilizzarlo come panchinaro. Oppure possiamo sacrificare Lozano e Politano e puntare magari su Battaglia. Vediamo se cresce. Diventa un 70. Sì, non è male. Diventa un 70. Forse fa l'upgrade anche da trequartista. Proviamolo, vediamo un po'. No, non fa l'upgrade da trequartista. Diventa però un 70 e potrebbe essere una carta molto molto importante, perché lui ha un potenziale veramente incredibile. No, vieni. Controlliamo un po' e arrivano le offerte. Una sola per Diego Demme e lo possiamo vendere al Wolfsburg. Demme torna quindi in Bundesliga, perché se non erro giocava proprio in Bundes prima di venire al Napoli. Avanziamo di un'altra settimana e vediamo un po' se questa volta arriva qualcosa di carino. Cambio ruolo per Battaglia, dopo vado a modificare la sua posizione. Mario Rui lo possiamo cedere per 20 milioni all'Athletic Bilbao. Rachmani lo possiamo cedere per 20 milioni al Barcellona. Politano al PSG per 27. Trattiamo però per Politano, perché secondo me possiamo chiedere qualcosa così in più. Di solito io non tratto mai, però in questi casi forse è meglio trattare. 37, vedete ragazzi, vedete? Praticamente 27 milioni buttati e io ne ho chiesti solo 30 in più, che tra l'altro erano quelli che mi consigliava la società. Niente, Zielinski per 41 milioni lo vendiamo all'Inter e questa volta accetto subito. Qualcuno devo sacrificare, forse sto sbagliando, forse sto sacrificando troppe persone. Non vi preoccupate che comunque una soluzione la troviamo, non vi preoccupate. Altre offerte, Politano 29 milioni, questa volta accetto subito. Offerta per anche Politano 29 milioni, quindi doppia offerta per Politano. Offerta per Petagna 14 milioni dal Leeds. E poi lo scambio non mi interessa con il Friburgo. Nel frattempo giochiamo la prima partita contro il Valencia di Cavani. Vinciamo 3-0 e con il Celta Vigo vinciamo 3-0. Bene, 6-0 totale. Continuano ad arrivare altre offerte. Politano non ha trovato l'accordo. Wow, Politano ha rifiutato sia il Benfica sia lo United. Accettiamo subito il Manchester City, mamma mia. Elmas potrebbe essere sacrificato addirittura 41 milioni. Però aspettiamo, Luperto lo teniamo come panchina. E per quanto riguarda lo
Lozano, aspettiamo. Devo capire prima il giocatore che possiamo comprare. Perché Politano ha rifiutato? Forse perché non ha abbastanza giocatori? No, no, li ho i giocatori, quindi è proprio lui che ha rifiutato. Ok, allora facciamo così, signori. Con un budget di 162 milioni è giunto il momento di pescare il primo giocatore. Lasciate perdere Pau Torres, è solo un esempio che faccio sempre per vedere se tutto va bene. Quindi non vi preoccupate, non è Pau Torres. Lo dico sempre, no? Lo dico sempre, è importante questa cosa qua. È solo un turno a caso che faccio per vedere se tutto funziona. Non ci resta a questo punto che pescare il primo giocatore, che è Gagliardini. Dai, ma chi ha scritto Gagliardini? Dai, ma come Gagliardini? Non ci credo. Dai, raga, allora adesso voglio nome e cognome di quello che ha scritto Gagliardini. Nome e cognome voglio, porca miseria. Che ce ne facciamo di Gagliardini? Cioè, acquisto praticamente buttato. Roberto Gagliardini, CDC. Non so, è pure in scadenza, porca miseria. Allora, trattiamo subito con l'Inter. Magari posso mettere come contropartita un portiere. Ho un portiere, eccolo qua. Mettiamo il portiere come contropartita. Vogliono 6 milioni e glieli diamo. Sono praticamente... No, si è bloccato, dai. Questo è l'effetto di Gagliardini. Vedete, vedete, questo è l'effetto di Gagliardini. Si è bloccato tutto, devo praticamente rifare da capo adesso. Cioè, la potenza di Gagliardini è talmente elevata che ha fatto crashare il gioco. Incredibile. Sono riuscito a tornare alla situazione di prima. Budget 151 milioni. Ragazzi, purtroppo se vedete qualche differenza tra i giocatori che abbiamo venduto e i giocatori che effettivamente adesso abbiamo, è perché mi è crashato il gioco. Ho ricaricato il salvataggio, però ho perso qualche cessione e quindi abbiamo solo 151 milioni. Comunque, rifacciamo l'acquisto di Gagliardini sperando che questa volta il gioco non crashi. Evidentemente, non so, nessuno ha mai preso Gagliardini su questo gioco e quindi effettivamente loro non hanno programmato questa scena, capito? Non sono riusciti proprio a programmarla. 4 milioni questa volta, vediamo se crasha il gioco. No, non crasha, bene. 76, voto B. Ok, grazie, 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 grazie. Adesso subito il secondo giocatore. Voglio dimenticare Gagliardini, per favore, voglio un nome potente. Voglio Haaland, voglio un nome veramente potente. Vediamo un po' chi ci esce come secondo giocatore. Antonio Silva. Allora, Antonio Silva è un giocatore veramente molto molto importante. È un difensore centrale che ha un potenziale straordinario. Il problema di Antonio Silva è che parte però da un overall basso. Di conseguenza diventa veramente difficile riuscire a puntare su di lui. Trattiamo subito con il Benfica e vediamo se magari riusciamo a mettere come contropartita un difensore centrale. Chi ho ancora in rosa? Ho Kim, Ostigard e Juan Jesus. Allora, non mi ricordo la valutazione di partenza di Antonio Silva. Credo 76 o 77. Quindi in teoria dovrebbe giocare comunque lui di fianco a Kim. Allora non metto nessuna contropartita. Provo sempre con il portiere. Vediamo cosa ci dicono. 24 milioni e 4. Accetto. Accetto subito. Accetto subito. Per 24 milioni e 4 ci portiamo a casa il difensore centrale che affiancherà Kim. Ora sarà fondamentale vedere la sua valutazione. In teoria ruolo importante. Perfetto. Questo è un ottimo segnale perché dovrebbe avere quindi un overall leggermente più alto rispetto ad Ostigard e a Gabriel Jesus. Sì, magari Gabriel Jesus. E Juan Jesus. Scusatemi. 11 milioni di stipendio. Preso, ragazzi. Preso Antonio Silva. È un 77. Perfetto. Perfetto. Benissimo. Va bene così. Allora, a questo punto non ci resta che pescare anche l'ultimo giocatore e poi capiamo effettivamente come muoverci, perché ci sono alcuni giocatori che non so se confermare oppure no. Se non ci esce adesso un giocatore buono, praticamente tutti quanti i giocatori che abbiamo sacrificato li abbiamo sacrificati inutilmente. Vediamo, clicchiamo sul bottoncino magico e vediamo se esce un giocatore forte. Dai, per favore, qualcuno di interessante. Nkunku! Nkunku è fortissimo, mamma mia. Nkunku è veramente forte, cavolo. Allora Nkunku dovrebbe essere un AT se non erro, ma in poco tempo dovrebbe diventare un esterno. Eccolo qua, Christopher Nkunku è un AT, 86,94 milioni di valore. Allora, provo a mettere come contropartita a questo punto Lozano, che è l'unico che mi è rimasto anche Politano in realtà. Metto Lozano come contropartita e vi chiedo, ci metto la bellezza di 70 milioni. Vediamo che cosa ci dice Lipsia, che l'affare si fa, si chiude così. Sacrificato Lozano, preferisco tenere Politano come secondo e prendere un grandissimo giocatore, questo è veramente forte. Devo controllare, tra l'altro voto A, l'abbiamo pagato anche poco, infatti non mi aspettavo una risposta così bella. Va bene, 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 sono contento. Devo controllare solo una cosa, comunque il più forte della squadra in questo momento. Devo controllare quanto tempo ci mette per diventare un AD. Solo 2 settimane, ottimo. Quindi, visto che alla fine abbiamo tenuto anche, no, Zielinski l'ho venduto 2 volte, Zielinski anche dopo che mi era crashato il gioco. Non siamo però riusciti a piazzare Elmas. Elmas è un trequartista. Allora, devo capire con quale 4-3-3 giocare in base ai giocatori che ho. Di sicuro Kvaratskhelia a sinistra, confermato di sicuro Osimhen. A destra mettiamo un Nkunku. Poi devo scegliere solo il centrocampo. Abbiamo un trequartista Elmas, abbiamo un centrocampista centrale Lobotka e abbiamo un altro centrocampista
centrocampista centrale Ndombele. Ho sacrificato Anguissa. No, c'è anche Anguissa. Ok, quindi possiamo tranquillamente fare una sorta di 4-3-3 con il trequartista, però, perché voglio puntare a questo punto su Elmas. Quindi sì, provo con un 4-3-3 offensivo, però uno dei centrocampisti centrali deve fare il CDC. In questo caso Anguissa. Vediamo quanto tempo ci mette per diventare un centrocampista centrale. Secondo me poco. 51 settimane. Porca di quella miseria. Allora devo abbassarlo un po'. Ho fatto. Questa è la squadra, signori. È un 4-3-3 di contenimento falso, praticamente. Con Elmas trequartista e ci sarebbe anche Raspadori, solo che Raspadori non è nostro. Però effettivamente, se vi ricordate, no? Con la Juventus abbiamo fatto la stessa cosa, perché nessuno di voi ha scritto Mantardali tutti spostati in Kunku CDC. Ma dai. Oh, dai, 3 ore per mettere a posto la formazione e poi dopo me la ritrovo tutta a caso. Comunque, stavo dicendo, potremmo forse riscattare Raspadori, 45 milioni. Perché con la Juventus abbiamo fatto la stessa cosa, perché nessuno ha scritto Raspadori. Vediamo un po', contatta il Sassuolo per acquistare. Ce la facciamo con 40 milioni a prendere Raspadori? 36. Posso mettere come contropartita un giocatore che non rientra nei nostri piani, come ad esempio Gagliardini, perché effettivamente Gagliardini l'abbiamo preso perché andava preso, però non c'è scritto da nessuna parte che siamo costretti a tenerlo. Oh no, 30 milioni più Gagliardini, 41 milioni senza Gagliardini. Nessuno lo vuole Gagliardini. Provo con 36 milioni secchi più clausola del 15%, vediamo se accettano. A fare fatto, riscattato Giacomino Raspadori. Ci mette 24 settimane per diventare un trequartista. Sì, praticamente l'unica posizione che può fare è quella, perché non abbiamo la T e ovviamente ci mette tanto tempo anche per diventare un esterno. Molto bene, addirittura mi ha chiesto ruolo sporadico. È perfetto, signori, è veramente perfetto, perché all'inizio non giocherà perché c'è Elmas e poi giocherà più avanti. 45.000 di stipendio, preso Giacomino. Sono riuscito a fare tutto. Questa qui quindi è la squadretta. Ho controllato piani di crescita, classi recessorie, ho controllato tutto. Questo è il Napoli della prima stagione. Non ci resta a questo punto che simulare e ci vediamo direttamente alla fine della stagione per tirare le somme definitive. Nella vita reale il Napoli ha vinto lo scudetto, vediamo se riusciamo a replicare il risultato della vita reale. Prima partita col Verona, vinciamo 2-0. Bene, ultime 3 partite della stagione, vittoria 4-1 con la Sampdoria, chiudiamo con un'altra vittoria 2-0 con la Cremonese, ultima partita in trasferta a San Siro contro l'Inter, perdiamo 2-1. Allora, devo dire che in campionato abbiamo fatto un ottimo cammino, pessimo invece il cammino nelle coppe europee. Da quando però siamo stati eliminati prima dalla Champions e poi addirittura dall'Europa League contro il Feyenoord, abbiamo praticamente vinto tutte quante le partite. Vittoria con la Fiorentina, tripla vittoria con Spezia, Roma e Salernitana, tutte vittorie tranne pareggio con il Milan alla fine del mese di aprile, e poi avete visto in diretta la sconfitta con l'Inter. Barretta verde, secondo me abbiamo vinto il campionato. Vediamo subito la classifica, 89 punti, abbiamo vinto il campionato alla prima stagione. Bene, 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 bene. Pessimo un po' il cammino a livello europeo, come ho detto prima, con il girone che non siamo riusciti a passare. Il City vince ai rigori 5-4, ok. Non siamo riusciti a passare il girone, purtroppo per un solo punto. Passa il Liverpool e passa l'Ajax. Peccato anche per il risultato in Europa League, però alla fine forse va bene così, perché uscendo dalle competizioni europee ci siamo praticamente concentrati solo sul campionato e siamo riusciti a vincerlo. Bene, questa è quella squadretta con un Kunku che è arrivato a 90, Osimhen 89, Kvaratskhelia 89, Elmas 82, Anguissa 84, Lobotto 83, Antonio Silva è cresciuto di 4, molto bene, Kim 83, Marui 82, con Olivera 82, qui bisogna capire chi ha giocato, però mi sa che ha giocato il maestro, e a destra Di Lorenzo 84 con Meret 83. Bene, 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 sono contento. Andiamo subito a vedere le statistiche. Capocannoniere Kunku con 25 reti e 10 assist, acquisto azzeccatissimo. Molto bene anche Victor con 22 gol, 15 per Kvara, 10 per Lobotka, e poi pregnata la mossa anche di tenere Raspadori, perché ha giocato 31 partite, sono tante per un panchinaro, e ha fatto 6 reti e 4 assist. Bene, sono molto contento. Mi dispiace solo per il cammino europeo, come ho detto prima, però non si può non essere soddisfatti di uno scudetto vinto. A questo punto non ci resta che avanzare. Ci vediamo direttamente all'inizio della seconda stagione e con ovviamente i prossimi 3 acquisti decisi sempre da voi. Seconda stagione appena iniziata, andiamo subito a visionare il budget a disposizione. 131 milioni per migliorare questa squadretta. Bene, con la possibilità ovviamente di mettere qualche contropartita nelle trattative. Dopo il grandissimo Nkunku non ci resta che pescare ancora dal contenitore magico. Il primo giocatore del secondo anno è Broia. Giocatore carino, giocatore interessante, ottimo per la panca, se posso essere sincero, perché abbiamo Osimhen e poi c'è Raspadori che è una T, però Raspadori adesso cambia ruolo, diventa un trequartista e qui diventerà il vice Elmas, quindi effettivamente abbiamo bisogno di una punta. Dai, questo risultato non è da buttare, ecco, questo giocatore non è da buttare, grazie ovviamente a chi l'ha scritto, Armando Broia, giocatore dell'Aston Villa, molto molto in
interessante. Non sappiamo niente su di lui, però possiamo mettere come contropartita il nostro portiere. Vediamo che prezzo ci fanno. Vogliono Politano più 1 milione. Scambio alla pari. Ma sapete che io accetto? Accetto perché, se vi ricordate, noi in quella zona abbiamo il giovane dell'Armavera. Avere Politano in panchina che vale 30 milioni secondo me non ha senso. Inoltre non possiamo spendere tutto il budget per un panchinaro, perché se dopo esce un grande giocatore non riusciamo a prenderlo. Quindi accettiamo questa controfferta. È praticamente uno scambio alla pari. Politano, Broia. 78 di valutazione. Perfetto. È un ottimo panchinaro, un ottimo vice di Osimhen. A questo punto quindi non ci resta che andare con il secondo acquisto della seconda stagione, perché dopo Broia dobbiamo comprare... Messi! È Messi! Madonna! Messi! Non ci credo, raga. No, non ci posso credere. Leo Messi. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Leo Messi. Che tra l'altro era anche in scadenza con il PSG. Quindi non è che Messi è svincolato, eh. Io magari ci provo. Vediamo noi. Ancora il PSG ha rinnovato. Uno dei migliori al mondo. Trattiamo subito con il PSG. Sì, ma questo qua è un problema però, perché non so come fare con Messi, perché Messi è troppo vecchio per diventare un trequartista. Devo vedere se Kvaratskhelia o Nkunku riescano a cambiare posizione e a diventare dei trequartisti. A questo punto però, visto che Messi bisogna per forza farlo giocare lì, posso mettere come contropartita un trequartista. Quindi o Elmas, che vale 35 milioni, o Raspadori. Io direi che possiamo mettere Elmas come contropartita. Vicino ci metto la bellezza di 15 zeppole. Vediamo se il PSG accetta. 51 senza Elmas. Allora proviamo a mettere come contropartita Raspadori, che vale 39 milioni. E vicino ci metto la bellezza di 12 milioni e 7 più clausola del 15%. Cosa ci dicono? Che l'affare si fa. Scambio Raspadori Messi e si vuole. Ruolo cruciale per Leo, che ovviamente lo accetta. Eh sì, perché vuole vincere lo scudetto. Vuole vincere lo scudetto come Maradona. 3 anni di contratto per lui. Ovviamente niente clausola rescissoria. Per quanto riguarda lo stipendio, prova a dargli lo stesso stipendio che prende attualmente a Parigi. Vediamo se lo accetta. Ovviamente lo accetta. Leo Messi è un nuovo giocatore del Napoli. Molto bene. A questo punto, prima di cambiare modulo, voglio effettivamente vedere il prossimo giocatore, perché le carte potrebbero ancora essere cambiate. Magari ci esce un altro esterno, oppure magari ci esce un trequartista, non lo so. Bisogna capire un po' come fare, e prima di fare tutti i nostri calcoli astrolopitechi dobbiamo assolutamente prendere il prossimo giocatore. Quindi ultimo acquisto della seconda annata, vediamo chi è. Ronaldo. Vediamo Pogba. Paul Pogba a centrocampo. Beh, ci sta, cavolo. È un giocatore che abbiamo avuto nell'ultimo video che abbiamo fatto con la Juventus. È un giocatore abbastanza importante che possiamo prendere. In realtà non avete specificato quale Pogba, però do per scontato che è quello vero, diciamo, non è il fratello. 84 milioni per lui. Trattiamo subito con la Juventus. 84 di valutazione, scusatemi. Vediamo se possiamo mettere come contropartita qualcuno, perché siamo un po' in tanti. Lobotka è un 84, quindi non lo metto. Anguissa è il CDC. L'altro centrocampista centrale in realtà non c'è, perché Elmas è un trequartista. Quindi i nostri titolari sono Anguissa e Lobotka. Dovrei mettere Lobotka come contropartita, perché altrimenti poi si creano dei disguidi all'interno dello spogliatoio. Oppure mettiamo Gagliardini, via il dente, via il dolore. Provo con 40 milioni più Roberto Gagliardini. Cosa ci dicono? 54,9. Accetto, ragazzi, accetto. Speriamo di non avere dei litigi all'interno dello spogliatoio, perché forse era meglio mettere Lobotka. Però cavolo, non potevo sacrificare il nostro Iniesta. Quindi va bene così. Accetta lo turnover? No, non lo accetta. Ruolo importante, va bene, per il polpo ball. Molto bene, a questo punto accogliamo Pogba. E adesso andiamo subito nell'hub rosa, perché bisogna trovare un cristiano tra Messi, Nkunku e Kvaratskhelia che riesca a giocare sulla tre quarti, altrimenti siamo rovinati. Allora, secondo me Kvara ce la fa. Controlliamo prima Messi, così non spostiamo gli altri. Messi secondo me non ce la fa. Vediamo, non ce la fa, non ce la fa. C'è scritto ND perché è troppo vecchio. Non ce la fa. Kvaratskhelia potrebbe diventare un trequartista. Vediamo un po', lo stavo trasformando a D per farlo crescere più velocemente. 2 settimane per diventare un trequartista. Bene, forse fa anche l'upgrade. Ne approfitto anche per rinnovare il contratto, perché è scontento, vuole più denari. E noi glieli diamo. Molto bene, sono riuscito a cambiare tutte quante le posizioni e sono riuscito anche a fare tutti quanti gli obiettivi. Questa qui quindi è la squadra con Kvaratskhelia trequartista, Osimhen punta, Messi a destra, e qua a centrocampo qui è uno tra Lobotka e Pogba. Vediamo chi fa giocare il gioco. Noi mettiamo Lobotka, perché Lobotka, e al massimo subentrerà Pogba. Per il resto la squadra è confermata, anche la difesa con Antonio
Anderson Silva che sta crescendo sempre di più e Messi che è già calato, era 90, adesso è 89. Non ci resta a questo punto che simulare e ci vediamo direttamente alla fine della seconda stagione per tirare le somme definitive di questa seconda annata del Napoli. Mi sa che abbiamo praticamente fatto la stessa identica stagione dell'anno scorso, ma questo Napoli per caso è allenato da Maurizio Sarri, perché andiamo puntualmente fuori dalle coppe, tranne la Coppa Italia, che vinciamo, sì, vinciamo 2-1, quindi ci portiamo a casa un trofeo importante e forse ci portiamo a casa anche il campionato, perché siamo stati eliminati brutalmente di nuovo dalla Champions League, ma siamo riusciti secondo me a vincere il campionato grazie proprio a questa eliminazione. Guardate, tutte vittorie dopo la sconfitta con l'Arsenal ai calci di rigore, 1-1 all'andata e ai rigori 4-3 abbiamo perso. Da lì poi abbiamo tutte quante le partite: Fiorentina, Atalanta, Parma, Milan, Udinese pareggio, però vittoria con l'Inter, vittoria con Salernitana, Roma e Torino. Barretta arancione per noi, andiamo subito a vedere la classifica perché siamo arrivati primi, 97 punti, madonna mia, con la Roma terza, l'Atalanta seconda e la Fiorentina quarta. Che cavolo di campionato è stato, incredibile, 97 punti, una sola sconfitta, 93 gol fatti e 42 gol subiti, mamma mia. Questa è quella squadra con Messi che comunque ha tenuto, un Kunku 92, Osimhen 92, Kvaratskhelia 91, Anguissa 85, Laporte 85. Mi sa che Pogba non ha giocato Pogba, è contento, c'è scritto, vabbè, contento lui, contenti tutti. Antonio Silva 84, De Lorenzo 86, Marrui 85, con Olivero 83, il maestro che surclassa a livello di crescita Olivera. Bene, sono contento, ci manca solo la Champions League a questo punto, perché abbiamo vinto il campionato nella prima annata, nella seconda annata abbiamo vinto Coppa Italia e campionato, adesso ci manca la Champions alla terza stagione. Vediamo le statistiche: Osimhen capocannoniere con 40 gol, mamma mia, di cui 32 in Serie A. Messi molto bene, acquisto azzeccato, anche se calato ha fatto 24 gol e 9 assist, benissimo. 19-11 per Kunku, 11-15 per Kvaratskhelia, 7-10 per Lobotka, 5-2 per Di Lorenzo e anche 3 golettini per Broia. Bene, sono contento, sono veramente contento. Continua la scia di risultati positivi quando siete voi a decidere i giocatori da comprare, perché davvero abbiamo fatto il video con il Milan, abbiamo vinto tutto, abbiamo fatto il video con la Juventus, abbiamo vinto tutto, 2 Champions League in 3 anni, adesso con il Napoli 2 stagioni, una Coppa Italia e soprattutto 2 scudetti, incredibile. Cioè, ripeto quello che ho detto, non sto scherzando, le facciamo sempre così le carriere, siete voi che portate fortuna, i vostri nomi evidentemente sono fortunati, grandi. Avanziamo e facciamo anche la terza e ultima stagione. Terza stagione appena iniziata, andiamo subito a visionare il budget perché abbiamo la bellezza di 175 milioni per migliorare ulteriormente questa squadra. Non so effettivamente di cosa ho bisogno, forse di un grande portiere che nella simulata fa la differenza, forse sì, oppure forse un grande centrocampista al posto di Anguissa o Lobotka, non lo so, ovviamente sarete voi a decidere tutto. Armiamoci subito quindi di contenitore, distributore, chiamatelo come volete voi. Andiamo subito con il primo giocatore del terzo anno, Thiago Silva. Sì, ma non c'è più, si è ritirato, ragazzi, si è ritirato Thiago Silva al terzo anno. Vabbè, vale la rigenerazione, facciamo così, controlliamo prima se c'è Thiago Silva, perché siamo all'inizio della terza stagione, potrebbe ancora esserci, però è difficile. Thiago Silva, non c'è Thiago Silva, quindi vale la rigenerazione, vediamo se riesco a trovarla. Potrebbe essere lui? Mi sa di sì, ragazzi, mi sa che è proprio lui, Breno Lima. Facciamo così allora, signori, è svincolato, mamma mia. Però così è troppo facile, no ragazzi, no. Allora facciamo così, visto che comunque non ci siamo mai ritrovati davanti a questo dilemma, ecco, se esce un giocatore che non esiste, non lo prendiamo, cioè nel senso vale come se non avessimo preso nessuno, ecco, quindi possiamo rigirare di nuovo, ecco, possiamo ripescare di nuovo, altrimenti è troppo semplice così, e a noi le cose semplici non ci piacciono. Quindi giro annullato, signori, giro annullato, andiamo con il vero primo giocatore, Moleiro. Questo è forte, questo è forte davvero. Moleiro è un giocatore che ha un potenziale incredibile, eccolo qua, Alberto Moleiro, giocatore straordinario con una clausola rescissoria di 70 milioni che noi non paghiamo. Parliamo subito con il Las Palmas, mettiamo come contropartita il nostro portiere e vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono Paul Pogba e noi glielo diamo, perché Pogba in questa squadra è inutile, visto che abbiamo Lobotka e Anguissa. Bene, ci sta, cavolo, siamo anche abbastanza fortunati con le trattative, devo dire. Ruolo sporadico per Moleiro, in poche settimane dovrebbe diventare una S e quindi sarà il vice Kvaratskhelia. È veramente forte lui, ha un grande potenziale, molto veloce e secondo me alla terza stagione è già più che utilizzabile. Non credo che abbia raggiunto gli 80-81, però dovrebbe essere tipo 78-79, secondo me sì. Controlliamo, è un 82, mamma mia, è un 82, madonna, un 82 con ruolo sporadico, lo mettiamo subito AS e sarà il vice in Q
Kunku, scusatemi, non il vice Kvaratskhelia. Grande colpo questo, eh? Porca vacca, se è un grande colpo. Secondo giocatore, penultimo del video. Vediamo un po'. Romagnoli. Devo dire che anche lui non è male, effettivamente, perché in panchina abbiamo Østigard e Juan Jesus. Quindi, effettivamente, forse abbiamo bisogno di un difensore centrale più forte. Possiamo mettere magari Juan Jesus come contropartita, se vale qualcosa. Oppure magari possiamo prenderlo anche senza mettere nessuna contropartita. Alessio Romagnoli, 29 anni, non sappiamo niente su di lui, valore 25 milioni, dovrebbe essere più o meno un 81-82. Quanto vale Juan Jesus? Vale 3 milioni, quindi effettivamente non ci fa la differenza. Potremmo mettere Østigard, però visto che i soldi li abbiamo, possiamo tranquillamente prenderlo senza mettere nessuna contropartita. Oppure magari possiamo mettere una contropartita in una posizione in cui siamo messi bene. Gagliardini, dai, Gagliardini alla Lazio ci sta. 20 milioni più Gagliardini, vediamo cosa ci dicono, che l'affare si fa. Sì, siamo riusciti a piazzare Pogba e siamo riusciti a piazzare anche Gagliardini. Oh, davvero, signori, io le carriere le faccio sempre così, perché ci va tutto bene, porca vacca. Ovviamente Alessio Romagnoli accetta il ruolo turnover, con 3 anni di contratto, gliene diamo 4, così lo blindiamo, anche se questo ovviamente è l'ultima stagione del video. A questo punto non ci resta che andare con il terzo e ultimo acquisto del video. L'ultimo giocatore da acquistare è... Salta Mbappé, non riesco a prenderlo. No, ancora Mbappé, non riesco a prenderlo. Non riesco a prenderlo, ragazzi. Cioè, dovrei mettere Osimhen come contropartita. Vi ricordo una cosa importante: se non riusciamo a prendere il giocatore, si salta. Cioè, non è che giro di nuovo finché non ne possiamo prendere uno. No. Il caso di Thiago Silva era un caso speciale, perché effettivamente il giocatore non c'era. Quindi non è che noi non potevamo prenderlo. Non c'era proprio il giocatore. In questo caso, credo che Mbappé sia imprendibile. Potremmo magari mettere, non so, perché in realtà ci vorrebbe qualcuno al posto di Messi. Ma con 130 milioni in Mbappé non lo prendo. Vi ricordo che con la Juventus Mbappé l'ho preso per 310 milioni. Quindi come faccio a farli questi soldi? Deve solo essere in scadenza. Controlliamo se è in scadenza Mbappé. Non è in scadenza. Ci vogliono 300 milioni e passa per prendere Mbappé. Niente, raga, non ci provo neanche. Potrei vendere separatamente Victor Osimhen, però effettivamente non so quanto avrebbe senso. Quanto vale Victor Osimhen? Osimhen vale la bellezza di 179 milioni. Allora, non lo vendo separatamente Victor, però voglio fare un tentativo mettendo Victor come contropartita. Se lo accettano bene, facciamo questo change a solo Piteco. Altrimenti niente. Mbappé è un 95, Osimhen è un 92. Non paghiamo la clausola rescissoria di 366 milioni. Mettiamo come contropartita Victor Osimhen e vicino ci metto 130 milioni. Tutto quello che ho. Cosa ci dicono? 100... No, non ci credo. Non ci credo, non ce la faccio di pochissimo. 128 più clausola del 25.000%. Vediamo se accettano. Forse ho offerto anche di meno. Affare fatto. Incredibile. Mbappé, dopo aver giocato nella Juventus, gioca anche nel Napoli. Mamma mia, signori, porca miseria. Grande quello che ha scritto Mbappé. Adesso questo tipo non ce la facciamo a fare lo stipendio, sono sicuro. Non riesco a fare lo stipendio. Non ci credo, che scandalo ragazzi, non riesco a fare lo stipendio. Cioè, praticamente neanche con 10 milioni riesco a fare lo stipendio, ma è impossibile che accetta 192.000, vediamo. 310, termina trattativa. Allora, potrei vendere separatamente Osimhen, però non lo faccio, dai. Mbappé l'abbiamo già preso con la Juventus, alla fine Osimhen è un 92, Mbappé è un 95. Osimhen viene da una stagione in cui ha fatto 40 gol e quindi preferisco restare così, dai. Anche perché poi devo rinnovare tutti quanti i giocatori che hanno il contratto in scadenza, ma non solo, devo rinnovare tutti quelli che vogliono più soldi. Queste cose sono fondamentali, non solo quelli che vogliono più soldi, pure quelli che hanno praticamente la linea grigia. Queste cose sono fondamentali per far rendere i giocatori bene, perché un giocatore felice è un giocatore che cresce di più, è un giocatore che rende di più. Mi raccomando, controllatele sempre queste cose nelle vostre carriere, sono cose fondamentali che fanno la differenza nelle carriere simulate e non solo. Molto bene, sono riuscito a fare anche tutti quanti gli obiettivi. E qui no, Messi infortunato. No. Quanto tempo si è fatto male Messi? Controlliamo. 3 mesi per Leo Messi. Porca va. Fortunatamente abbiamo una squadra fortissima anche in panchina, e quindi c'è il nostro Battaglia, giovane della primavera. Bene, questa qui comunque è la formazione. Sono contento, sono felice di quello che siamo riusciti a fare. L'obiettivo è portare a casa la UEFA Champions League nell'ultima stagione del video. Ci vediamo quindi alla fine per tirare le somme, 31 maggio 2025, e speriamo di giocare proprio in quella data una partita importante di Champions. Andiamo! Quarti di finale di Champions contro il Chelsea. Li viviamo in diretta 2-1 all'andata, e al ritorno che cosa facciamo? 3-2 e semifinale di Champions League contro il Manchester City. Nel frattempo perdiamo con l'Empoli, vinciamo con il Monza, vinciamo con il Cagliari, vinciamo con il Milan in Coppa Italia, quindi forse siamo anche in finale di Coppa. Sì, siamo in finale contro la Juventus. Vediamo però prima la semifinale, che perdiamo 2-0
e quindi, signori, non riusciamo a vincere la Champions League. Peccato, cavolo, peccato, peccato. Siamo stati abbastanza sfortunati perché abbiamo beccato il Manchester City, una squadra straordinaria. Sono curioso di vedere il risultato dell'andata. Ah, avevamo vinto, che peccato. 2-1 all'andata e sconfitta al ritorno. Peccato, ragazzi, peccato per davvero, perché questa squadra ha ancora un campionato vinto, un solo punto sopra il Milan, 88. Vittoria anche della Coppa Italia contro la Juventus, se non ho visto male ero concentrato sulla Champions, sì, vittoria 2-1. Siamo riusciti quindi a vincere per 3 anni consecutivi il campionato e abbiamo vinto anche 2 coppe italiane. Questa qui è la squadretta Messi, 85, no, è crollato, raga, l'infortunio l'ha praticamente distrutto. Ha giocato forse Battaglia o forse Moleiro o forse Battaglia, sì. Con Kvaratskhelia 92, Osimhen 94, avete visto che poi la abbiamo fatto bene a non prendere Mbappé, perché Osimhen è arrivato quasi a livello di Mbappé, Mbappé era un 95. Centrocampo molto molto buono con Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia, molto bene anche Antonio Silva 86, Di Lorenzo 89, incredibile, Merri 84 è calato Merri, quindi forse ha giocato Oliveira, in porta Meretto 88. Sono cresciuti tutti tantissimo e soprattutto hanno reso da Dio. Andiamo subito a vedere le statistiche, 40 gol, ancora una volta 40, ancora 40 per Victor. Ve l'ho detto, abbiamo fatto bene a non prendere Mbappé, perché Osimhen è più forte di Kylian. 26-13 per Nkunku, molto bene anche lui, benissimo Kvaratskhelia. Messi solo 9 gol, ha giocato anche meno partite, però effettivamente qualcosina in più poteva farla. Però è crollato a 37 anni, ha comunque vinto lo scudetto a Napoli e quindi va bene così, va bene lo stesso. Ha giocato Battaglia 35 partite facendo 4 reti e 5 assist. Bene signori, bene, allora questa super carriera interattiva con il Napoli finisce qui. Grazie mille a tutti quelli che hanno visto questo video dall'inizio fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se volete vedere già nel giro di 2 massimo 3 giorni una nuova carriera interattiva con un'altra squadra in cui siete voi a decidere gli acquisti. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, perché se volete partecipare scrivendo il vostro nome, che verrà poi inserito nel contenitore dove peschiamo, dovete seguirmi su Instagram, appunto, perché lì metto la storia con il box dove potete inserire il nome. Io vi saluto e vi ringrazio qui dal Napoli campione, è tutto, ci vediamo domani, bella!